Allora, siamo nel post partita della gara con Catanzaro, con l'assistant coach della Virtus Cassino Alessio Neri. Allora, Ale, è stata una partita obiettivamente condotta sin dall'inizio. Abbiamo avuto dei passaggi a vuoto durante la gara. Catanzaro è arrivata fino a meno 2, però le nostre alchimie offensive poi hanno fatto la differenza, secondo me, ed è una squadra che sta crescendo, soprattutto da un punto di vista offensivo, con questi 90 punti segnati, che se non erro forse è la migliore prestazione, una delle migliori prestazioni Sì, insieme ad offensive Avellino. insieme ad Avellino offerta Sì. dalla Virtus quest'anno. Ti chiedo un tuo commento iniziale sul match. Sì, vabbè, la qualità offensiva della nostra squadra non è oggi che la scopriamo, poi noi che la viviamo in settimana sappiamo i nostri giocatori che qualità hanno e che talento offensivo hanno. Devo dire, oggi siamo partiti bene, super approccio, abbiamo fatto quello che da piano partita dovevamo fare e lo dimostra il parziale del primo quarto. Difendere duro ci ha dato poi la sicurezza di andare di là in attacco, trovare buoni tiri, soprattutto buone percentuali al tiro nel primo quarto e forse lì ci siamo leggermente seduti. Questo ha dato modo a Catanzaro di venire un po' fuori, di mettere in campo la sua intensità e fisicità e un po' lì noi ci siamo leggermente destabilizzati. Poi situazioni, vabbè, contatti, alcuni fischi, non fischi, un metro arbitrale un po' troppo fluttuante nel corso della partita ci ha un po' innervosito, quindi su quello che dobbiamo concentrarci è non farci distrarre da queste situazioni qui, ritrovare tutti quanti una stabilità dal punto di vista mentale nel corso della partita che ci permette poi di non prendere questi break ma di chiudere poi le partite sostanzialmente quando devono essere chiuse. Ti chiedo adesso, era importante vincere questa gara per dare continuità in termini di risultati alla vittoria con Taranto e per inanellare insomma una serie di risultati positivi che questa squadra può fare fino alla fine dell'anno. E adesso arriva un'altra partita come quella con Reggio Calabria in casa che la Virtus obiettivamente non può fallire. Sì, non voglio dire una frase fatta, ma adesso sono tutte finali, sono tutte partite che bisogna vincere anche male, ma bisogna portare a casa i 2 punti sempre. Che partita sarà quella con un'altra formazione calabrese? Sarà sicuramente un'altra partita molto complessa, dove dobbiamo essere bravi adesso questa settimana a prepararla, a ritrovarci e soprattutto mettere in campo la nostra qualità durante il gioco. Grazie. Grazie a te.